Passo la parola al vice sindaco Antonio Fisci. Volevo solo aggiungere una cosa a quello che ha detto Gianni per quanto riguarda il gemellaggio e il rapporto con l'attuale opposizione. Noi in tutti gli anni che siamo stati in Germania li abbiamo sempre invitati, però mai nessuno di loro ha voluto venire. Il gemellaggio è una cosa che non è che riguarda solo la maggioranza, riguarda tutto il paese, riguarda gli emigranti che sono in Germania e io penso che se, anche se non direttamente, qualcuno di loro avrebbe potuto venire. Quindi, tutti i proclami fatti anche in campagna elettorale 5 anni fa, in questi 5 anni poi si sono sciolti come neve al sole. Ma vado al mio intervento. Io volevo parlare un po' di quello che ha affrontato il Comune in questi 5 anni e parlo in particolare della crisi. Quando noi abbiamo vinto le elezioni nel 2009, la crisi era iniziata da qualche mese e quindi ancora non la sentivamo in tutto quello che poteva essere, quindi pensavamo che tutto era come prima, no? E dopo 5 anni non possiamo non fare un confronto con quello che è stata la prima legislatura con la seconda legislatura. I primi 5 anni per noi sono stati veramente, penso, esaltanti, nel senso che avevamo delle somme a disposizione, abbiamo fatto tanti progetti, tanti finanziamenti, di cui poi parlerà meglio il sindaco. Ed è sotto gli occhi di tutti, voglio dire, no? Il parcheggio, l'intervento nel centro storico, l'intervento nelle contrade, che poi vi spiegherà meglio anche Gianfranco, molte strade, il parcheggio sotto il comune, la casa comunale rinnovata, la piazza. E abbiamo risolto un annoso problema che era quello dell'asilo, costruendo un asilo nuovo in Contrada Pantanella. E quindi tutti, sotto gli occhi di tutti, si è visto quello che siamo riusciti a fare. Poi è arrivata la crisi. Cosa significa la crisi per un'amministrazione? Significa praticamente avere fondi quasi ridotti alla sopravvivenza. Pensate che noi in 5 anni abbiamo avuto i fondi ridotti del 42%. A volte il numero non rende bene l'idea, ma io faccio sempre l'esempio su una famiglia. Diciamo che l'amministrazione è una famiglia che guadagna 1.000 euro al mese. Trovarsi da un anno a un altro, da un anno in 2 anni, diciamo, da guadagnare 1.000 euro a guadagnarne 580 è dura, perché fino a quando si dice io guadagno 1.000 euro al mese con la mia famiglia, mi scendono a 900, allora posso ancora reggere. Ma quando il padre di famiglia in famiglia invece di 1.000 euro porta 580 euro, cioè la metà praticamente, quasi la metà, allora i problemi si fanno molto più duri. Allora l'amministrazione da un lato ha dovuto cercare ancora di continuare a fare le cose che faceva, cosa molto difficile, ma dall'altro ha dovuto anche combattere col fatto che non poteva mandare il comune in dissesto, non poteva non pagare gli stipendi. E guardate che intorno a noi ci sono comuni che non hanno pagato le tredicesime, stanno pagando lo stipendio di novembre. A Caselle questo problema non c'è stato, almeno fino adesso. Le tredicesime sono state pagate regolarmente, quindi voglio dire, abbiamo dovuto salvaguardare tanti equilibri e l'abbiamo fatto anche con dei sacrifici. Voglio fare solo un esempio. Abbiamo avuto qualche anno fa qualche dipendente che è andato in pensione. A differenza di tanti altri comuni, abbiamo avuto il coraggio di non assumere nessuno, appunto perché non potevamo rischiare di assumere una persona e poi dirgli non ti possiamo pagare. Abbiamo cercato di comportarci al meglio con i nostri dipendenti, ma anche con le persone. A volte, poi giustamente io capisco, molte volte ti ferma la gente in mezzo alla strada e dice: ma sai, devo fare quel piccolo intervento che sembra una fesseria, però quando tu giustamente devi fare qualcosa anche a casa nostra, qualcosa che vale 50 euro e tu già hai a disposizione 30 euro, diventa un po' complicata. Quindi la crisi ha significato tutto questo, riduzione quasi della metà dei soldi che arrivavano nel comune, il ritardo negli accrediti dei soldi, perché sono cambiati i governi, c'è stata la crisi del governo, è arrivato un altro governo e poi i soldi che dovevano arrivare a dicembre arrivavano dopo 4 mesi. Credetemi, è veramente difficile. Noi abbiamo dei lavori fermi perché i soldi che dovevano essere accreditati 6 mesi fa ancora non sono arrivati. Io ho parlato con tanta gente che stanno nelle contrade dove noi un anno fa gli dicemmo: stiamo per mettere le luci con i pannelli fotovoltaici. Qualcuno in questi giorni giustamente mi ha fermato e diceva: oh, ma quelle luci quando arrivano? Ancora deve arrivare il secondo salto del finanziamento, sono passati 2 anni. Questo giusto per far capire l'amministrazione che problemi ha ogni giorno.
Quando c'è il piccolo intervento da fare, noi facciamo i salti mortali, ma credi veramente i salti mortali, per cercare di capire, di fare gli interventi necessari. Poi è arrivata ancora un'ulteriore cosa, l'avrete sentito per televisione, il governo Monti, un illustre tecnico, veramente una grande persona, si è inventato il patto di stabilità anche per i piccoli comuni. Questo vuol dire che ci sono momenti in cui, anche se tu hai 1.000 euro in cassa, il patto di stabilità ti dice, perché forse hai sforato dei tetti, non li puoi spendere. Quindi pure che tu stai facendo un lavoro e c'hai i soldi in cassa, non li puoi spendere, perché bisogna fare l'austerità, bisogna mantenere i conti, bisogna riuscire a non mandare il comune in dissesto, siamo d'accordo. Però se un'amministrazione non può fare una mensa adeguata per i propri alunni, non può mantenere le scuole come deve, non può fare una mezza strada, non può risolvere un problema a un cittadino in campagna oppure in paese, scusatemi, a volte io col sindaco mi sono fatto questo discorso, dico, ma l'amministrazione ormai nei piccoli comuni, ma anche nei grandi, a volte uno ci si chiede, ma forse è meglio che andiamo lì dal prefetto, gli diamo la fascia del sindaco, non si può più. Credete, guardate che è difficile, le famiglie sono in difficoltà perché manca il lavoro, ma le amministrazioni, siamo arrivati a un punto in cui è diventato quasi la sopravvivenza. Poi qualcuno in questi giorni viene a dire, oh, ma sai, ho sentito che al comune non si pagano le bollette, non si paga la bolletta dell'acqua. Allora, il comune di questi problemi non ne ha mai avuti, francamente. La luce ancora c'è, l'acqua è stata sempre pagata, i dipendenti sono stati sempre pagati, quindi diciamo che abbiamo salvaguardato quello che era la sopravvivenza del comune. Probabilmente abbiamo anche sbagliato in alcuni momenti, perché potevamo spiegarlo meglio alle persone. Io capisco pure che la persona a cui viene detto no, oppure che ha ricevuto una promessa ma non viene esaudita questa promessa, pensa che la cosa è personale, ma guardate, non è così. Cioè, non è che in quel momento facciamo una cosa a Michele semmai perché è amico, e non la facciamo a Davide perché semmai non è amico, non è così. Cioè, e noi abbiamo cercato di essere equilibrati, penso che nessuno può dire qualcosa di diverso su questo. E quindi in questa situazione, e torno un po' alle cose di cui mi sono occupato io nella prima legislatura, ma anche nella seconda, se voi vi ricordate, nella prima legislatura abbiamo fatto dei bei progetti con l'assistenza agli anziani, l'assistenza ai disabili, abbiamo creato la ludoteca, abbiamo fatto la Peter Pan, abbiamo fatto un progetto con i giovani, l'abbiamo portato in giro per la Campania. Poi a un certo punto in questa legislatura è un appunto che è stato fatto a me, dice, no, ma queste cose non si stanno facendo più. È giusto dire che il piano di zona è stato commissariato per 3 anni quasi, quindi non ha elargito nessun tipo di fondo. Cioè, a noi ci arrivavano ogni anno circa 60.000 euro di fondi per il piano di zona, cioè per tutti quei servizi sociali che riguardavano i bambini, gli anziani, i disabili, eccetera. A un certo punto ci siamo trovati una somma zero. Allora, giustamente, le cose che si facevano non si possono fare, e molta gente dice, ma non si fa più l'assistenza agli anziani. Bisogna capire perché non si fa, il comune, figuriamoci se non la vuole fare, nel senso che è una delle cose che ha funzionato meglio. Ma vi dirò di più, vi ricordate probabilmente nell'atrio della scuola elementare, qualche anno fa fu fatta la Peter Pan. La Peter Pan, che è stato oggetto furioso di campagna elettorale nel 2009, no? Cioè, si sono scagliati contro la Peter Pan e contro il depuratore. Cioè, mi ricordo che c'era questa campagna elettorale fatta su due cose principali. Peter Pan, dove io personalmente ho dovuto fare 2 comizi sulla Peter Pan, solo per spiegare perché abbiamo fatto la Peter Pan, che era una cosa semplice. Cioè, uno dà un servizio a delle madri, dei padri di famiglia, di lasciare il proprio bambino per fare le sue cose. Era semplice, non ci voleva nulla, eppure questo progetto veniva messo in discussione dai nostri oppositori. Sapete cosa è successo in questi 5 anni? Il piano di zona non solo ha valutato bene quel progetto, ma ne ha fatto uno comprensoriale uguale in tutti i 17 comuni del piano di zona. Quindi per noi questa qua è una soddisfazione, e fa capire ancora di più che i nostri oppositori, che lo denigravano così fortemente in campagna elettorale, sicuramente continueranno a fare l'opposizione, secondo me, perché non può essere altro, nel senso che non hanno proprio la visuale dell'amministrazione, almeno io credo questo. Quindi tutti questi problemi hanno fatto sì che non siamo riusciti a fare le stesse cose sicuramente della prima legislatura.
Qualcuno mi è venuto a dire, ma sai, in questa legislatura poi vi abbiamo visto male, siete andati male, cose così. Sì, io lo dico chiaro, senza problemi. Non abbiamo fatto le stesse cose della prima, ma non perché non le volevamo fare, attenzione. Ci sono cose che poi verranno spiegate che comunque sono state fatte. È chiaro che non potevamo essere a quei livelli, sul sociale per esempio, su altre cose, non sui lavori pubblici perché poi vi elencheranno tutte le cose fatte, non è quello. Però ci sono tante altre cose di contorno che semmai la gente le ha viste fatte un po' di meno, ma è normale. Perché una famiglia che ha a disposizione 10.000 euro fa cose per 10.000 euro, se hai a disposizione 2.000 euro fai per 2.000 euro. Il comune non lo possiamo mandare in dissesto oppure indebitarlo fino all'osso per fare per forza le stesse cose, mi dispiace, non è così. Noi abbiamo fatto una scelta radicale, fare i lavori pubblici quando abbiamo i soldi, e abbiamo fatto sempre così. Non c'è un lavoro pubblico in questi 10 anni che non abbiamo iniziato e non abbiamo portato alla fine, nemmeno uno. Perché se si ragiona come si ragionava qualche anno fa, iniziamo la palestra nell'87 e l'abbiamo finita noi nel 2004, dopo 13 anni non si va da nessuna parte, mi dispiace, ma si ragionava così. Allora noi abbiamo ragionato diversamente, abbiamo 1.000 euro, facciamo un progetto per 900, perché sappiamo che servirà anche quella gente per finirlo. Abbiamo ragionato così e penso che non c'era altro modo di ragionare. Abbiamo iniziato il parcheggio e l'abbiamo finito. Il parcheggio sotto la scuola, se vi ricordate, sapete com'era il progetto originale? C'era un altro piano sopra di parcheggio. Ci siamo fatti due conti, con quei soldi non lo iniziavamo nemmeno. Abbiamo tagliato un piano, siamo stati attaccati, assemblee pubbliche, non si è capito niente. Intanto il parcheggio ce l'abbiamo, se era così non facevamo nemmeno quello. Cioè, giusto per far capire il nostro modo di ragionare in questi 10 anni. Poi è chiaro, tutto è contestabile. E quando i nostri oppositori parleranno diranno che è stato tutto un disastro, ma io lo capisco pure, no? Perché bisogna fare ognuno la propria parte. Il punto è che se io dico tu stai facendo una cosa sbagliata, ti devo dire pure come penso io che la farei in modo giusto, ma questo non è mai avvenuto. E poi lo vedrete meglio quando il sindaco spiegherà la questione del depuratore. Perché se tu dici che stai facendo questa cosa sbagliata, mi devi dire come vorresti che venga fatta. Devi proporre un progetto alternativo. Al comune in questi anni sono arrivate solo delle cose. Richieste di documenti. Sono arrivate diffide. Sono arrivate lettere per contestare quello che facevi. Non è arrivata una proposta, nemmeno una. Poi qualcuno va forse in consiglio a fare i sproloqui, ma non servono a noi, le parole vanno al vento. Quindi io volevo dire, il momento è difficile, noi abbiamo cercato di fare il possibile, molti lo giudicheranno anche poco, sono sicuro che molti lo giudicheranno poco, però io penso che meglio di questo, francamente, non si poteva fare. Grazie.